Eccoci qui, sono le 5:30, comincia a far chiaro fuori, segno che è l'ora per me di andare a letto. Molti di voi invece si staranno svegliando, per cui ho pensato, visto che i nostri orari sono incompatibili, così come anche altre cose, ecco, comunque ho pensato di scegliere un cocktail che vada bene sia come bicchiere della staffa, per quanto mi riguarda, che come colazione, per quanto riguarda voi. Infatti, ho scelto di fare un whisky sour con l'albume d'uovo, con un po' di proteina che è perfetta per una colazione sana e ricca appunto di proteine, la colazione dei campioni. Ecco dunque, così è come lo faccio io il whisky sour. Anzitutto servono 4 cl e mezzo di bourbon. Sì, 4 cl e mezzo di bourbon, e poi da mettere in uno shaker senza il ghiaccio. Io lo faccio in questo modo, sì, all'inizio senza ghiaccio. Poi aggiungo, dopo i 4 e mezzo, 3 cl di limone. 3 cl di limone, eccoci qua. Aggiungo 1 cl e mezzo di sciroppo di zucchero, o se non l'avete, aggiungete un bel cucchiaione di zucchero semolato, e anche 1 cl e mezzo di chiara di uovo di albume. Appunto, pastorizzato è meglio, ma se non l'avete, anche l'uovo di gallina bello fresco, secondo me può andare. Bene, aggiungiamo tutto quanto nello shaker e andiamo a shakerare per una trentina di secondi per montare la chiara dell'uovo. È solo dopo aver montato la chiara dell'uovo che andiamo ad aggiungere il ghiaccio e rishakeriamo il tutto per raffreddare e per rimontare la nostra chiaretta d'uovo. È il momento di versare tutto in una graziosa coppetta o anche in una tazza, se è il caso della colazione, e poi decoriamo con una simpatica ciliegina. Questo è il cocktail che beveva Dorothy Parker a colazione. Sì, una volta era in vacanza a casa di alcuni amici, e loro le chiesero che cosa volesse per colazione e lei rispose: "Va benissimo, un piccolo whisky sour." Buonanotte e buongiorno.